Giuseppe Conte, buongiorno dal suo tour elettorale che prosegue, credo che sia in Sicilia, no? Buongiorno Conte. Da Catania. Buongiorno, dottor Parenzo. Allora, intanto grazie, Da l'abbiamo Catania. qualche minuto Del l'abbiamo calore qui. strappata la campagna elettorale. Allora, volevo partire da questo. Lei ci può vedere, ci può ascoltare, ma non vedere. Siccome stiamo riflettendo su questa questione, del ruolo della Certo. NATO, di Macron e Scholz, io sto mostrando questa foto dove c'è Macron che addirittura ha fatto vedere quelli che sarebbero i siti da cui partono, le ostilità nei confronti dell'Ucraina. È stato imprudente addirittura mostrare i luoghi che si potrebbero attaccare, secondo lei, Presidente Conte? Ma guardi, il discorso dell'imprudente è quello che ha fatto anche Giorgia Meloni quando è intervenuto per primo qualche giorno fa, segretario generale Stoltenberg della NATO. Bisogna essere prudenti, ma qui non è che si è prudenti perché siamo in campagna elettorale e non si vogliono allarmare le persone, i cittadini, l'opinione pubblica. È la realtà, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale. I nostri governanti, nel fronte NATO è prevalsa la strategia dell'escalation. E quindi non riescono ad ammettere di aver commesso un errore di valutazione. Va perseguita passo dopo passo. E i passi successivi quali sono? Sono mandare le truppe che scarseggiano in Ucraina, utilizzare le armi per colpire e rispondere agli obiettivi militari russi. Qual è l'altra alternativa? Noi abbiamo proposto dall'inizio che cosa? Un negoziato di pace, investire sforzi diplomatici, politici, coinvolgendo anche player globali come la Cina, determinanti in questo scenario geoglobale, per ottenere e indirizzare a soluzione diplomatica questo conflitto. Non ci hanno voluto ascoltare, hanno detto che crollava l'economia russa, hanno detto che c'era un cambio di regime che si stava realizzando in Russia, hanno detto che Putin perdeva consenso e abbiamo visto come ha perso il consenso. Hanno detto di tutto e adesso tutte queste previsioni sono fallimentari. Dovrebbero avere la decenza di ammettere che tutta questa strada non si è rivelata fruttuosa. Attenzione, non Sì. stiamo parteggiando per la Russia, ma bisogna prendere atto della realtà. La Russia noi l'abbiamo condannata con fermezza, l'aggressione è stata condannata, ma il problema è che non possiamo permetterci una terza guerra mondiale. Di passo in passo, adesso cosa ci sarà prossimamente? Lo scontro nucleare? Ma Ora ci vogliono portare lì? È una veniamo follia! alle questioni italiane. Le voglio chiedere un'altra cosa. Secondo lei, lo strumento della NATO, così come oggi è concepito, è superato? È da rivedere? Tarquinio, che è qui in studio, ha detto, insomma, bisognerebbe pensare per un futuro di sciogliere la No, di NATO avviare il e di processo. avviare un processo di riforma. Superamento, Secondo lei, scusi. è superata la NATO così come la conosciamo oggi, Conte? Allora, guardi, io non mi assumerei mai la responsabilità di dire e di promuovere lo scioglimento della NATO, perché in scenari geoglobali così complessi come quelli di adesso, dove possono sorgere ulteriori conflitti da un momento all'altro, non mi sentirei assolutamente di dire dobbiamo sciogliere la NATO. Sicuramente è assolutamente urgente, necessaria, ma da tempo, un processo di revisione che riguardi la missione, la vocazione, le finalità della NATO, questo non c'è stato, mentre tutto il mondo si è evoluto e cambiato. Noi abbiamo bisogno assolutamente di costruire in una logica multipolare, multipolare. Spieghiamo ai cittadini cosa significa. Dobbiamo costruire un futuro che ci dia un principio di organizzazione, di governo di questa complessità e per farlo non possiamo avere la contrapposizione dei paesi NATO con qualche stato satellite contrapposti al resto del mondo. Al resto del mondo, all'altra parte, c'è la Russia, l'abbiamo visto, la Cina, l'India, i BRICS sono cresciuti, c'è un primato economico, il primato della popolazione, del numero degli abitanti. Cosa stiamo offrendo? Qual è la chiave per affrontare questi prossimi conflitti che sono ovviamente anche economici e non solo
etnici oppure politici. Quindi lei dice è inevitabile che vada rivista la NATO. Non abbiamo un principio di governo. È inevitabile rivedere... Ma va rivista, sì, vanno rivisti gli obiettivi, vanno... Questo mi sembra il... Non possiamo continuare a stare lì a discutere che l'unico tema, guardi, l'unico tema di attualità sul tavolo della NATO, scusate, è soltanto l'incremento delle spese militari. Questo è l'unico tema di attualità sui tavoli NATO. Che e lei dice, questo impegno del 2014 non è più possibile. E adesso non basta. Non è più possibile neppure che si occupi solo di armi la NATO. Questo ci sta dicendo, è un titolo interessante. Questo ci sta dicendo, non è possibile che la NATO si occupi solo di armamenti. Dobbiamo ridare sostanza. È un po' la posizione. Sostanza alla politica, alla politica. Saranno gli americani un attimo, le voglio chiedere la sostanza politica e soprattutto la NATO. Parenzo, un attimo dopo saranno gli americani a cambiare la NATO, è in collegamento. Però se mi parlate in studio non capisco nulla, No adesso ritorno infatti subito da lei. Se mi parlate in studio non capisco nulla. No capisco, non lo faccio più. Capisco la difficoltà, è Manconi che si scusa, capisco la difficoltà perché sta in collegamento. L'altra cosa che le voglio chiedere, portandola all'Italia, è questa lista degli impresentabili. Io l'ho detto anche ieri, io trovo incredibile che i partiti, l'ottimo lavoro fatto dalla commissione antimafia, che ha detto anche la Presidente l'altro giorno, dice noi abbiamo presentato questa lista 10 giorni prima del voto, le altre volte questa lista è arrivata un giorno prima, quindi abbiamo fornito gli strumenti all'opinione pubblica per farsi un'idea. Ma le chiedo, ma è possibile che si arrivi a 10 giorni dal voto sapendo che ci sono 7 persone impresentabili che hanno procedimenti in corso, che hanno problemi con la giustizia? Non potevano pensarci prima anche i partiti, prima di candidarli? So che lo dico a lei, è come sfondare una porta aperta, però anche lei si sarà chiesto, a 10 giorni dal voto è utile che escano queste liste secondo lei? Guardi, io non mi pongo solo questo interrogativo, me ne pongo anche altri. È chiaro che noi non abbiamo impresentabili e ovviamente non siamo neppure coinvolti in casi di corruzione. Io qui a fianco Giuseppe Antoci, abbiamo candidato, qui siamo in Sicilia, come capolista un campione dell'antimafia indicato dalla Commissione europea per il protocollo Antoci, ed è stato raccomandato questo protocollo agli stati membri per evitare le frodi anche mafiose, le infiltrazioni mafiose e l'utilizzo abusivo e illecito dei fondi europei. Però dico, la politica dove sta? Le segreterie dei partiti che addirittura presentano impresentabili, tra virgolette, e ancora tutti questi casi dilaganti da Torino a Bari, Catania, Palermo, Avellino, Genova, Liguria, tutti questi casi in cui c'è malaffare, corruzione, come sta reagendo la politica? Lo diciamo ai cittadini, siamo orgogliosi di questa reazione? Cioè è stato deliberato in Consiglio dei Ministri una proposta per separare le carriere, di modo che chi sta in questo momento indagando i procuratori prossimamente saranno messi sotto il controllo del potere esecutivo. Allora io mi dico, questa è la risposta che la politica dà? Ma non è così. Cioè questa di limitare le intercettazioni, gli strumenti investigativi? Questa è una grande responsabilità che la politica, vedrete, pagherà a caro prezzo, perché questo è il modo peggiore per rispondere. La politica invece dovrebbe elaborare delle reazioni forti e fare chiaramente pulizia al proprio interno. I partiti devono fare pulizia. Quindi lei ci sta dicendo, e poi la salutiamo, che la riforma Nordio sostanzialmente... Sente? Sì, è una riforma che sarà impopolare tra i cittadini, questo ci sta dicendo. Guardi, noi spiegheremo ai cittadini questo. Nel momento in cui lei creerà un procuratore della Repubblica, uffici di procura separati dall'altro corpo della magistratura, lei avrà dei super poliziotti che avranno sotto la polizia giudiziaria. Un attimo dopo bisognerà dire, ma questi chi li governa? E non può che governarli politicamente il ministro di giustizia di turno. Ora io mi chiedo, i cittadini che ci seguono sono più garantiti da un procuratore o un pubblico ministero che risponde a tutte le garanzie, alla logica di un giudice terzo, imparziale,
oppure un super poliziotto che avrà pienissimi poteri, che risponde al potere esecutivo di turno. Ecco, questo è l'interrogativo che porremo ai cittadini, che non sono sciocchi, capiranno tutto. Allora, grazie Conte, buon proseguimento di lavoro e di campagna elettorale. Torniamo in, torniamo in studio. Grazie, un saluto da Catania. Voglio dire una cosa. Eccoli là. Se non avesse governato. Va bene. Vorrei dire una cosa breve. Sì. Sulla separazione. Prima, sugli... cosa dice? Aspetta che ci sta salutando. Il calore catanese ci travolge. Ecco. Sì, arrivederci. Sono quattro persone, allora, con intelligenza, sono quattro, quattro rimessi tutti insieme alla no, allora, perché quattro? Sono quattro, in campagna elettorale. No, affollati. Guarda quanti erano, ma lo Mussolini. So io, questi sono i trucchi che no. Si fanno in campagna elettorale. Ma che trucchi? Quelli sono quattro, se allarghi la ripresa Parenzo, c'è più volevo nessuno. Dire questo, non sulla cambiamo. Separazione delle carriere... Sì. No, mi interessa più gli impresentabili però, manco le nella magistratura, aspetti, sulla separazione delle carriere nella magistratura, gli avversari... usano un argomento, a mio avviso, suggestivo ma fraudolento. E l'attuazione si aspetta dice... che Conte si è arrabbiato perché ci sono altre centinaia aspetta. Di persone qua sotto. Eccolo qua. Va bene, certo, si è messo in una manifestazione sindacale. Grazie. Aspetta, aspetta, facciamolo vedere però perché si è arrabbiato. Scusi, là, effettivamente ha ragione. E guarda su... quanta gente c'è. Ma quando mai? Se ne saranno una ventina, 23. Ma no, che questo... Replicate. Guarda. Con l'intelligenza artificiale si no. Fa così. Ma che intelligenza artificiale? Lo sono so, persone vere fa, quelle. C'è un'app, che dammi disastro retta. Mussolini dammi non c'è retta. Nessun'app come c'è l'altra volta ce l'ho io quella è faccio. Gente vera. Guarda te che la porto la prossima volta. Infatti io non penso sì. Che qui con noi ci sia Alessandra Mussolini ma è il frutto dell'intelligenza artificiale.